sta parlando. E con questo qui partiamo con un disco, direi, no? Buon compleanno, assolutamente. Per tutta la serata, e già il fatto che abbiate riconosciuto lui e loro, saprete già chi potrebbe arrivare in loro compagnia e anche in un'altra compagnia. Allora, posso dire una cosa che penso profondamente e che ogni volta che faccio qualcosa ribadisco che questa cosa è realtà. Le cose belle sono quelle che nascono per caso. Poi potrei passare alla vita di seguire un sogno e a non realizzarlo. Ma quando una cosa la buttate lì, così, con il piacere di farla, quella roba diventerà la vostra vita. Io 30 anni fa, anche un po' di più, andavo a scuola e ho cominciato a fare la radio. Pensavo che fosse un divertimento, mia madre un po' di meno, poi è arrivato anche mio fratello, immaginatevi come l'hanno vissuta. 30 anni dopo siamo ancora qui e siamo qui in una serata meravigliosa come questa. Quando abbiamo cominciato a pensare di fare una festa per i 30 anni, perché ci sembrava un po' il completamento di un percorso, ci siamo detti, già facciamo una bella festa. Ecco, questo già facciamo una bella festa, giorno dopo giorno, è diventato sempre più grande. E questa è la più bella festa che la radio abbia mai fatto. Non so tanto, perché lì non si sta parlando. Cosa dice? E poi, un giorno anche un po' per ridere, ho detto, facciamo una festa, però mi raccomando, ragazzi, tutti vestiti bene. Infatti siamo tutti quanti vestiti bene. Qui... Tu lo sai che non sa dire ieri? Questo è una cosa interessante. Amadeus non sa dire ieri. L'ho intervistato. Sì, e non riuscì a dire Guglielmo. In assoluto tra i più belli della mia vita. Guglielmo. Guarda, aspetta, poi si dice la ieri. Sempre nel cuore di ognuno di noi. No. E quindi, così come in maniera malanza, oh, facendo una lotta, dico tutti quanti, saltellare, No, no, ragazzi, saltellare non ha la gli, e quindi questa qui è una cosa che... Se fosse stato saltellare sarebbe stata la stessa cosa. Happy birthday, e allora! Grazie, i DJ tengono bene il tempo, come sentite in questi giorni per radio, grazie ad Astro e a tanti altri. E tra gli effetti speciali che forse avete visto e forse avete anche apprezzato, forse quello per il quale siamo più impegnati, abbiamo speso il 90% del budget, ragazzi, avete visto quella roba bianca su Milano che sembra neve? Tutta mia, pagata tutta mia. Solo che al momento per fare gli splendidi ci hanno detto, quanto ne vuoi? Ma metti un po' di più, basta, magari che un po' di più. Oh, ce n'è talmente tante che c'è gente fuori che ancora non riesce a entrare. Anzi, regia, ci possiamo collegare con l'esterno del forum per vedere se c'è qualcuno ancora fuori? Dai, ancora, guarda che è una sfortuna. Ma abbiamo tutto che non ci sono entrati. Ma che storia è? Non è che sei in giro. Non ho detto tutta una cosa brava. Ma questi qua sono i biglietti per la festa di Radio 105. La festa della settimana scorsa del 205, c'è anche Gigi D'Alessio che lo scambiate, porca miseria, ma come fatto a non sbagliarti così? Ho sbagliato io, ci rimedio io, eh? Metto il faccino a piangere, e te ci dovrebbero riconoscere, cioè, non capisco il mio titolo e tanto allora ho messo il faccino al momento in uno spregiato, adesso non è stranumitale, ci penso io, dai. Io ho una tessera che si può entrare dappertutto, per cui... La tessera per parlare a cinema? Sì, però puoi entrare anche al cinema, al supermarket, ma sì, ma poi voglio dire, il bodyguard non è che sarà tutto il tempo, per cui non preoccupare. Vediamo un po', speriamo, eh? Cioè, ho beccato l'Einstein del bodyguard, ma mi ha beccato più la tessera! Ma dai! Non possiamo entrare! Entra tutti, guarda! Con tutto quello che abbiamo fatto per questa radio. Bravo! Ma che veniva a piangere sotto casa mia? Perché non funzionava la radio, stava andando questa fascia. Abbiamo aiutato a riemergere da una situazione. Guarda che ti ricordi quando ho fatto il provino, che dovevo andare a lavorare con lui? Ti ricordi? Sì, che doveva. Ti ho accompagnato. E chi è che ho preso il posto di lui? Savino. Savino. Dove è stato? E poi ho preso Savino, perché Savino era dato. Vuol dire che ragazzi, venite giù dal terra, quella radio lì è piena di quella gente. Allora,
però c'è un sacco di gnocco, non è che c'è solo... Sì, Ah, tra l'altro una volta sono rimasto chiuso in ascensore con lui, non sembra. Beh, non lo vorrei neanche sapere, non mi interessa. Ma poi, ragazzi, ma che festa è questa qua? Non lo so, è la di Radio DJ con lo speciale di A Tu per Jay. Nel frattempo mi è stato detto, io non lo vedo perché sono minuscoli, intanto stiamo qui con Checco Zalone e Bruno dei Fichi d'India, ma oh, ma...